Buongiorno, buongiorno a tutti, sono le 7 a Teramo in Abruzzo, sono le 7 a TV6, a presto presto. E sono le 7, l'orario giusto per cominciare a guardare i giornali e per capire che cosa succederà in questa nostra giornata che stiamo per affrontare, che cosa è successo ieri e quali sono le cose principali di cui dobbiamo tenere conto svegliandoci già questa mattina. Allora, niente di meglio, di più preciso e puntuale per saperlo se non l'avvio della lettura almeno dei primi titoli del Sole 24 Ore. Cadono le borse e l'apertura è dedicata alle borse da parte del Sole. Naturalmente l'Europa rinvia, guardate che bella sintesi, i piani per l'uscita della Grecia dall'euro spaventano i mercati. Piazza Affari perde il 3,68%, lo spread sale a 428 euro sotto 1,26. Le tasse a rate in tempi di crisi è la proposta che il Sole 24 Ore vi fa, con una serie di risposte, una serie di argomenti dedicati. Per esempio, entro 20.000 euro basta un'istanza per la dilazione, nuova rateazione se peggiora la situazione economica, i chiarimenti delle entrate e di Equitalia ai quesiti dei lettori. Queste le proposte del Sole 24 Ore, vediamo la proposta di Squinzi, invece il nuovo presidente di Confindustria con il 94% di sì. Lui dice che la riforma della pubblica amministrazione è la madre di tutte le riforme. Poi c'è un'intervista a Giorgio Armani su Sole 24 Ore oggi, un'intervista in cui Armani dice che con 643 milioni in cassa è solida e non vende. Il futuro dell'Italia preoccupa tutti, dice Armani nell'intervista a Paola Bottelli. Ho fiducia nelle azioni del governo Monti e nella capacità degli italiani di agire e reinventarsi, ma bisogna incentivare i giovani e esprimere la propria libera iniziativa. Giorgio Armani archivia un ottimo 2011 con ricavi in crescita, eccetera. In cassa a 643 milioni, sono indipendente e solido, dunque resisto alle lusinghe della cessione, che certo non mancano, spiega Armani. Salvataggio confermato per 65.000 esodati, ci dice ancora il Corriere della Sera, decreto Fornero alla firma di Monti, 5 miliardi il costo al 2019 del salvataggio degli esodati, cioè questa è la cifra prevista fino al 2019. A quel titolo cadono le borse, l'Europa rinvia, cioè agli argomenti principali della giornata, da quel titolo vengono queste due riflessioni. Leader divisi, l'emergenza crescita ignorata dalla Merkel di Adriana Cerretelli e i mali comuni, le banche schiacciate dalle gelosie nazionali di Marco Onado. Questi titoli del Sole 24 Ore. Vediamo invece con che cosa apre il Corriere della Sera. Eccolo qui. Apre sì con le borse che non credono all'Europa, ma immediatamente sopra la vera apertura è dedicata ai 20 anni dopo. Il capo dello Stato ha ricordato il sacrificio di Falcone e Borsellino. I servizi temono nuovi attentati anarchici. Qui vedete l'arrivo a Palermo della nave della legalità con i tanti giovani che viaggiano ormai per tradizione sulla nave per arrivare alla manifestazione dedicata a Falcone e Borsellino. Vedete il grande albero della pace Falcone e Borsellino, le loro foto, e Napolitano a Palermo, appunto, ha detto la violenza stragista può ancora tornare. Poi c'è Contro la mafia di Felice Cavallaro,
un pezzo dedicato a ciò che dicevamo un attimo fa, appunto, cioè quelle navi cariche di ragazzi e speranza. Aldo Cazzullo firma l'editoriale Una memoria che costruisce il paese e l'emergenza criminale. Ma andiamo alla politica, Berlusconi e la crisi del PDL. Non so se resterò in campo. Il cavaliere Montezemolo non può che stare con i moderati. Silvio Berlusconi difende il PDL in crisi dopo l'esito deludente delle amministrative, ma non sa dire se lui stesso resterà in campo. Sulle scelte politiche di Montezemolo dice non potrà che stare nel campo dei moderati. E c'è la sindrome del ventennio, che è una bella riflessione di Michela Ennis. Il fascismo è morto da un bel pezzo, pace all'anima sua, dice Ennis, ma almeno un lascito continua a sopravvivergli. La sindrome del ventennio. E andiamo alla notizia che oggi trovate davvero dappertutto, che viene da Roma. Se il governo si perde a Villa Adriana, il caso della discarica di rifiuti prevista a poche centinaia di metri dal sito, dopo l'incredibile via libera di Palazzo Chigi al progetto di portare a Corcolle, a due passi da Villa Adriana, la nuova discarica dei rifiuti solidi urbani di Roma, il presidente del Consiglio Superiore dei Beni Culturali, Andrea Carandini, si è dimesso. Tutto questo mentre il ministro dei Beni Culturali, Lorenzo Ornaghi, rimane contrarissimo. E va bene. Allora, noi, scusate, possiamo cominciare a prepararci per vedere che tempo farà oggi, mentre passiamo intanto alle prime notizie del quotidiano Il Centro, che troviamo in prima pagina, i primi titoli sulle prime notizie della prima pagina. Liste d'attesa, caso nazionale, la sanità, a Teramo, un anno per la mammografia, Ballarò attacca Chiodi. Il governatore risponde a una campagna denigratoria. Brucchi dice presto la situazione migliorerà. Che cos'è questa? Questa è una polemica che è scoppiata l'altro ieri quando Ballarò ha proposto ha proposto un servizio sulla sanità abruzzese, condannandola per diversi aspetti, soprattutto per le liste d'attesa. Anche all'ospedale Mazzini di Teramo c'è stato lo stesso problema. Se vogliamo possiamo tornare in studio. Naturalmente anche al Mazzini di Teramo c'è stata un'intervista, una visita e un'intervista, e poi il governatore Chiodi ha ritenuto che si trattasse di una campagna diffamatoria e ha lanciato una polemica con una sua interlocutrice su Facebook, ed è un argomento che da ieri appassiona gli osservatori, anche perché Chiodi si è domandato cui prodest, a chi giova tutto questo denigrare la nostra sanità. Va bene. Buongiorno Giovanni De Palma, abruzzometeo.it. Buongiorno, buongiorno a lei e ai telespettatori. Allora, oggi fa caldo. Sì, le temperature sono in aumento, anche se comunque, guardi, permarrà un po' di instabilità, nel senso che sul versante orientale lungo la fascia costiera nelle prossime ore saranno probabili delle schiarite anche ampie, quindi le temperature saliranno ulteriormente. Ma attenzione perché sui rilievi, a ridosso dei rilievi, è sul settore occidentale, quindi sulla Marsica e nell'Aquilano, nel corso delle prossime ore saranno possibili annuvolamenti consistenti associati anche a qualche temporale che poi comunque in serata e in nottata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi, quindi una situazione in un contesto ancora instabile perché non c'è l'alta pressione attualmente è presente, ma
forte struttura di alta pressione presente tra le isole britanniche e la penisola scandinava, mentre da noi arrivano impulsi di aria fresca che comunque mantengono attive condizioni di stabilità. Domani Scusi. andrà un po' meglio la situazione, ci saranno ancora schiarite su tutto il territorio regionale, tuttavia permarranno deboli condizioni di stabilità. Cosa vuol dire? Che a ridosso dei rilievi nel corso del pomeriggio saranno possibili annuvolamenti e anche qualche acquazzone, ma comunque insomma la giornata sarà decisamente migliore rispetto alla giornata di oggi. Poi però bisogna tenere presente del peggioramento che le annunciavo qualche giorno fa, previsto nel corso del fine settimana, ma qui ci torniamo dettagliatamente domani. Sì, è certo, domani dobbiamo spiegare bene tutto a tutti, per carità, perché Certo. domani è la giornata adatta. Vabbè, allora, scusi, in sintesi, io faccio sempre il riassunto di tutto. In sintesi, oggi Allora, piove guardi, soprattutto a Chieti e Pescara. diciamo che la mattinata ancora l'insieme della nuvolosità diffusa ad esclusione della fascia costiera, quindi sulle zone collinari, a ridosso di rilievo e nell'Aquilano, quindi ci saranno anche delle piogge in mattinata. Poi pian piano schiarirà, migliorerà sul versante orientale e sulla fascia costiera, ma si formeranno dei temporali sui rilievi che tenderanno poi però a spostarsi verso il settore occidentale, quindi sia nell'Aquilano, sia nella Marsica, sia nell'Alto Sangro, quindi saranno Ah, ho possibili capito, dei scusi. temporali pomeridiani lì, in Adesso ho quelle capito. zone lì, Va bene. in attenuazione ovviamente durante le ore notturne. Va bene. Così è. Va bene. Comunque è vero che fa caldo, sì. Sì, le temperature sono aumentate, l'aria fredda comunque dei giorni scorsi è stata già sostituita da aria più temperata, solo che poi nel fine settimana torneranno lievemente a diminuire, ma ci torniamo domani con i dettagli. Va bene, comunque oggi e domani fa più caldo. Sì, La prego, qualche decisamente, volta dica di grazie. Grazie. Va bene. Buona giornata Giovanni De Palma con il suo abruzzometeo.it. grazie, una buona giornata a lei, buon lavoro e un saluto a tutti i telespettatori. A lei e ci sentiamo domani per gli aggiornamenti, per le previsioni della giornata di domani e come avete sentito per il fine settimana, mentre per ciò che riguarda gli aggiornamenti li trovate ovviamente sul sito tutto quando volete, giorno e notte, sul sito abruzzometeo.it. Allora, ancora un paio di notizie alla prima pagina del Centro e poi ci fermiamo un momento per una pausa, per la prima pausa pubblicitaria. Commercio. Troveremo tutte queste notizie poi all'interno. Commercio no alle aperture libere, regione, categorie, sindacati contro il decreto Monti e per il sisma barca a chiodi, il ministro, entro l'estate, stop al commissario. Allora, pubblicità e ci vediamo tra pochissimo e andiamo avanti con la nostra rassegna stampa. Eccoci a presto presto, siamo alla rassegna stampa, il Centro, il governo, la prima notizia, la notizia di apertura di primo piano, il governo, piano sanitario abruzzese incompleto. Ancora chiodi, ancora come sentite uno dei dispiaceri del presidente Chiodi di questi giorni, uno dei suoi crucci, uno dei suoi problemi. Piano di rientro, confermato l'avanzo di bilancio nel 2011, il governatore dice a luglio giù le tasse, il tavolo ministeriale chiede al commissario Chiodi chiarimenti e integrazioni. Mancano gli impegni sulle reti assistenziali e informazioni sugli investimenti e sul riordino del personale. In corso una verifica dei debiti pregressi per ridurre il prestito di 200 milioni chiesto al governo. Intanto Federconsumatori dice no a tagli e nuovi ticket, è la raccomandazione di Federconsumatori, mentre Paolucci del PD, segretario del PD, dice Chiodi presenti le carte, scusate, lacrime, lacune nella rete di emergenza. Vengo travolta in genere coinvolta e trascinata dalle espressioni forti e le drammatizzo ulteriormente, scusate. Il leader abruzzese dei Democratici dice basta commissariamento, il prossimo voto regionale dirà no a questa gestione, la previsione di
Paolucci. E nella pagina dedicata all'Abruzzo ecco quella anticipazione che avevamo visto in prima pagina: commercio, no alle aperture libere, intesa tra regione, categorie e sindacati contro nuovi iper e turni festivi. L'assessore Castiglione dice: so che rischiamo i ricorsi al TAR, ma non è così che si combatte la crisi. Nel frattempo è stato approvato il decreto sugli outlet, grazie al quale i negozi vicini potranno ridurre i costi fiscali. E qui trovate anche la mappa della distribuzione di ipermercati, super mini iper, supermercati, libero servizio, distribuzione alimentare, eccetera, eccetera. Politica, l'IDV apre la corsa alla carica di governatore, qui siamo già alle elezioni, e il PDL avvia la riflessione sulle amministrative con Agora Abruzzo. Per Palomba, consigliere regionale dell'Italia dei Valori, Costantini è il candidato naturale del centrosinistra nel 2013. Eccolo qui. Allora. Mentre ritroviamo la notizia del PD che insiste su Chiodi e dice: lasci, serve un patto sociale. Da Alessandro e Ruffini presentano la lista delle incompiute, la maggioranza non ce la fa più, dicono. Dalle riforme non fatte alle leggi non approvate, no al marchettificio di fine legislatura. Ritroveremo questa notizia su un altro giornale ancora. Qui trovate un riepilogo delle leggi presentate e mai approvate, che appunto Chiodi che D'Alessandro e Ruffini del PD illustrano alla popolazione, proprio per significare la impossibilità a muoversi e a fare della maggioranza. E il portavoce Chiavaroli replica: andiamo avanti, ma dice il PDL, dice, su alcuni temi siamo disponibili a una collaborazione. Quindi gli altri, la minoranza propone, l'opposizione del PD propone un patto sociale, il PDL risponde: su alcuni temi siamo disponibili alla collaborazione, ma noi andiamo avanti e bene e da soli, dice Chiavaroli in pratica. Allora, siamo all'aggiornamento di quella notizia che vi avevamo dato ieri della caduta dell'operaio nell'acqua acida, nel vascone di acido. Scatta l'inchiesta, il chimico della Ponzio Sud è trasferito d'urgenza a Firenze, sta lottando contro la morte, è padre di due figli, vive a Moro d'Oro. L'azienda dice: siamo sempre attenti alle norme di sicurezza. Per una pillola negata, quella donna chiede 500.000. Io dico quella donna perché la vicenda è davvero antica ormai. Oggi la nuova udienza, lei rimane incinta e fa causa alla ASL, che appunto le aveva negato quanto chiedeva. Siamo in pagina di Pescara e cominciamo a trovare l'IMU, la trovate oggi su molti quotidiani, in molte pagine anche locali, in molte città ovviamente. Mancano ancora le aliquote, siamo a Pescara, la tassa nel caos, sconto sulle modifiche al regolamento, rinviata di nuovo l'approvazione alla conferenza dei capigruppo. Il centrosinistra blocca la discussione del provvedimento sulla casa. L'opposizione prepara decine di emendamenti per ridurre la nuova imposta. E invece vediamo che cosa pensano le stelle della nuova imposta, che cosa ci dicono dell'IMU e che cosa prevedono le stelle, visto che i calcoli sono ancora così difficili. Facciamo una pausa con l'oroscopo. Se non è... va bene, oroscopo. Ariete.
vivrete. Sarete aperti alle novità e incuriositi dalle situazioni imprevedibili. Non siate però impulsivi. Giorno particolarmente allettante per tutte le coppie. Toro, le conversazioni saranno oggi, sia nel lavoro sia nelle amicizie e in amore, molto soddisfacenti. Le vostre idee sembrano ancor più originali e gradevoli del solito. Gemelli, la luna nel vostro segno vi regala fantasia, ma restate con i piedi per terra. Dal punto di vista sentimentale vi sentirete felici ed appagati. Cancro, concentrate l'attenzione sulle cose che avete, invece che su quelle che vi mancano. In amore siate positivi. Leone, Mercurio accende le vostre ambizioni, vivacizza il vostro desiderio di autonomia e vi induce ad ignorare vincoli e legami. Non mancheranno momenti piacevoli per i singoli. Vergine, non pretendete troppo da voi stessi. Se le cose non vanno come desiderate, forse non è tutta a vostra la responsabilità. In amore va tutto per il meglio. Bilancia, nel lavoro attivatevi per risolvere le questioni in sospeso. Operate con grinta e determinazione. In campo amoroso, diversi frutti stanno maturando. Scorpione, con Nettuno amico potrete allargare la cerchia dei vostri amici anche in ambienti particolarmente interessanti. In amore, inaspettati incontri. Sagittario, un amico potrebbe crearvi un tale stato di irritazione e faticherete molto a mantenere la calma. Un velo di scontentezza attraversa la vostra sfera sentimentale. Capricorno, situazioni in forte evoluzione si potranno verificare nel settore dei servizi, in quello amministrativo e in quello burocratico. Nuovi incontri per i singoli. Acquario, chi tra voi attende l'amore potrebbe fare un incontro che scatenerà un'attrazione maliziosamente velata. Un amico vi darà i giusti consigli per affrontare un problema lavorativo. Pesci, problematiche familiari vi indurranno a prendere decisioni improvvise. Praticate un piacevole esercizio fisico, ne avete bisogno. Ok, l'amore. Andiamo avanti, manifesti anti-Rom a Pescara con il Centro, il PDL nella bufera, condanna dalla Curia. Contavamo sulla prudenza della pubblica amministrazione, impossibile tacere. Voi ricordate la polemica, è uscito quel grande manifesto, quel 6x3, con scritto il PDL mantiene gli impegni, fuori dalle case popolari Rom e delinquenti. E naturalmente c'è una polemica che va montando e che trovate su tutti i giornali. All'Aquila, eccola qui la notizia del ministro che dice stop al commissario del sisma. Il ministro dice entro l'estate via la nuova fase. Altra lite, chiodi, Cialente, eccoli qua, li vedete. Mentre questo è il ministro. Il sindaco dice con 40 uomini risolvo tutto, il commissario dice già oggi si possono aprire i cantieri. Da Sulmona una notizia di cronaca pesante, precipita l'ascensore, muore una donna, Goriano, incidente nella casa di riposo per anziani, una dipendente rimane ferita, è un'infermiera, dice ho premuto il pulsante della cabina e siamo cadute nel vuoto, ricoverate in ospedale, 20 giorni di prognosi per lei. La struttura di cui era ospite la donna che è morta e dove lavora l'infermiera che è ricoverata in ospedale, assiste questa struttura a 24 ospiti ed è gestita da una fondazione, una di quelle notizie di cronaca che richiamano alla mente gli incubi
peggiori di tutti, no? Quello dell'ascensore che precipita, tutte cose che si dicono oggi nel terzo millennio essere impossibili, in realtà poi così impossibili evidentemente non sono. Siamo a Chieti con il centro, eccola di nuovo l'IMU, aliquota massima sulle seconde case. A Chieti il Ministero stima entrate per 21 milioni, esentati i residenti di Contrada Casoni. Come e quando pagare l'imposta? Imposizione IMU a Chieti, trovate tutte quante le spiegazioni in questo riepilogo del centro quotidiano che ritroveremo più avanti per lo sport verso la fine della trasmissione. Adesso invece guardiamo i titoli della prima pagina del Messaggero. Oggi devo dire gli argomenti sono grosso modo quelli e anche la scelta dei titoli di apertura è grosso modo la stessa. Il Messaggero: Abruzzo, entro l'estate gestione ordinaria, Cialente chiede a Bacca 40 assunzioni, tempi stretti per l'avvio dei cantieri, summit al Ministero, Chiodi dice accadrà di sicuro grazie al lavoro della filiera, che ci sia, cioè una si va dalla gestione ordinaria. Lo scontro in regione, il PD conta i ritardi della maggioranza, la replica, già fatte molte riforme, abbiamo già visto anche questa notizia, reiterata la proposta di un patto sociale. Boss a casa per favismo, trasferito il direttore del carcere di Sulmona, ricorderete che avevamo. Ricordo bene, avevamo visto la notizia proprio sul Messaggero alcuni mesi fa, l'avevamo commentata insieme. Era stato trasferito d'urgenza, è stato trasferito d'urgenza e temporaneamente il direttore del carcere di massima sicurezza di Sulmona. E questo è il castigo disposto dall'amministrazione penitenziaria a seguito delle polemiche legate a quella vicenda di Aiello, il mafioso rinchiuso nella casa di reclusione, con un'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila messo ai domiciliari per la sua patologia, il favismo, cioè insomma erano riusciti a dimostrare anche attraverso un lavoro di alcune strutture mediche private a cui Aiello si appoggia perché ne è, se non ricordo male, era in società o addirittura la proprietà, era riuscito a dimostrare di avere una malattia per cui in carcere non c'era nulla che potesse alimentarlo. Vabbè. Slogan anti-Rom, vedete, il Messaggero decide di dargli il titolo centrale in pagina a questo argomento pescarese. No della Curia, il manifesto divide anche il PDL, la diocesi la definisce una iniziativa inopportuna, il coordinatore Sospiri dice l'ho fatto io, stiamo correggendo la frase, precipita l'ascensore, anche qui ritroviamo la notizia, nella casa di cura muore un'anziana, Don Merola ai ragazzi dice studiate e crescete, la cultura vi farà liberi. E un'anticipazione di Sport, Zeman scaccia i rumors, il Pescara sa tutto e io voglio restare qui, dice Zeman. Ma vediamo all'interno del giornale che cosa troviamo. Troviamo che, eccola qui, di nuovo la notizia sulla sanità, scintille, Ballarò, Chiodi, liste d'attesa lunghissime, il governatore risponde su Facebook, il problema aperto della mobilità passiva, non si pensi alla politica, dice Chiodi, è questione di affari. E poi no ai nuovi megastore, le aperture domenicali fissate a quota 26, abbiamo già visto anche questo, cantieri finanziati ma mai realizzati all'Aquila, nel mirino c'è un'azienda aquilana. Andiamo avanti, cambiamo pagina e città, torniamo a Pescara e troviamo una notizia che ha a che vedere, che ha a che fare con Equitalia, busta con polvere sospetta Equitalia, secondo falso allarme in pochi giorni, meno male si tratta di un falso allarme, l'intervento di polizia e vigili del fuoco del nucleo chimico.
andiamo a rimaniamo a Pescara e troviamo intanto quegli assegni per Masci, il titolo di apertura della pagina, Russo, i soldi di Green Service, i versamenti contestati come tangente all'ex sindaco di Montesilvano, dal titolare di Mirus un assist per Cantagallo, il PM si infuria, Barone vuole sentire l'assessore regionale, la ex moglie smonta il giallo del pianoforte. Ma voi sapete che il Messaggero e Montesilvano sono appassionati del nuovo sindaco, anche oggi troviamo il richiamo su questo sindaco di Mattia, assessori senza cambiali, evidentemente lo ha promesso Di Mattia o lo ha lasciato intendere e se ne fa felicemente portavoce il Messaggero, che crede senza riserve, investe su Attilio Di Mattia, sindaco, giovane sindaco di centro-sinistra. In piazza e nei bar, dice Pier Giorgio Orsini, giornalista che scrive questo articolo, in piazza e nei bar ci sono gli entusiasti per Di Mattia, ma anche molti pronti a criticarlo per aver dato vita ad una coalizione anomala, accettando partiti come l'UDC, il PD e il FLI, molto diversi tra loro. E a Ortona è stato stroncato, sempre dal Messaggero, la notizia, un giro di prostituzione, un arresto e quattro denunciati. È stato un vero e proprio blitz, carabinieri insospettiti da strani movimenti nei pressi di Lido Riccio. Stroncato giro di prostituzione, abbiamo detto, squillo e trans operavano all'interno di due appartamenti. E siamo a Teramo e ci occupiamo di Melania Rea, si occupa il Messaggero di Melania Rea con questo grande titolo di apertura, morte di Melania, guerra tra periti, sconto sul mancato esame delle larve, serve a stabilire l'ora esatta, foto di Salvatore con i trans esposto contro la cancellazione. La politica, ecco, guardiamo qui che c'è qualcosa di più di bello, insomma, di significativo, qualcosa che può aiutarci nella giornata, uno spunto di riflessione. L'analisi di Violante, l'astensione è un male. L'ex presidente della Camera e magistrato Luciano Violante è stato a Teramo per il dibattito Riformare la politica, legge elettorale e democrazia, e così ha commentato naturalmente i risultati elettorali, e come sentite l'astensionismo, ha detto che l'astensionismo è un male. Passiamo a un altro quotidiano che è La Città, il quotidiano di Teramo e provincia, diretto da Antonio D'Amore. E che cosa vediamo sulla città? Abbiamo scelto per voi una riflessione sul perché a Teramo muore il basket. Ecco perché a Teramo muore il basket. È un intervento di Italo Di Antonio, che è maestro dello sport, fondatore, ci dice La Città, nel 1964, della prima Teramo Basket, coach e scopritore di talenti. È stato anche assistente di Giancarlo I quando allenava le nazionali. Che cosa ci interessa di questo intervento e perché lo leggiamo fuori dallo sport? Perché è una riflessione che con lo sport ha ben poco a che fare, naturalmente, come ogni lettura in campo, in chiave sociale dello sport, merita una attenzione non tecnica ma politica, e questo è per questo la collocazione, ovviamente, è quella della prima parte della rassegna stampa. Italo Di Antonio, dunque, fondatore della prima
Teramo Basket, atleta, coach, scopritore di talenti, giudica la fine di un'era e invita Pellecchia, voi sapete che Pellecchia è il presidente del Teramo Basket, ad imitare Benetton. Che cosa gli dice? Perché imitare Benetton? Perché Di Antonio dice: la famiglia Benetton si è tirata fuori dal basket, ovvero da questo basket, ma seguiterà a tenere in vita la Ghirada, un centro di fucina di giovani promesse. Quindi ci aspettiamo che la passione sportiva della famiglia Pellecchia seguiti a manifestarsi a Teramo con lo stesso entusiasmo della sua entrata in campo. Se lui vuole, può nascere una nuova pallacanestro a Teramo. Si deve però entrare in una fase successiva di concetto di sport, dove la sportività di una città non si misura più dal numero di squadre che militano sulle massime serie dei vari campionati di pallacanestro, pallamano, pallavolo o di serie professionistiche di calcio, ma dal numero di suoi giovani cittadini che sono messi nelle condizioni di praticare lo sport, seguiti in modo serio e professionale in impianti idonei e decorosi. È una lunga, articolata e evidentemente bella riflessione quella che vi propone Di Antonio sulla città stamani. Possiamo fermarci un momento per la pausa pubblicitaria, poi quando rientreremo avremo altre notizie e l'intervento, il collegamento con il dottor De Santis. Bene, siamo tornati in diretta, siamo a Presto Presto, sono le 7.42 e in collegamento puntuale e preciso come sempre c'è il dottor De Santis. Buongiorno dottore. Buongiorno signora Francia. Buongiorno a tutti i telespettatori e non. Stamattina fa caldo, ha detto il nostro esperto meteorologo, eh? Piove sempre, pioverà, ma sì, insomma, però io che non sono meteorologo. Quindi? Guardando dalla finestra i nostri monti, il cielo è buio e quindi il tempo è molto variabile. Va bene dottore, ma per lei è sempre buio, se non è mezzogiorno e non c'è il sole a picco è sempre buio. Ascolti dottore, noi comunque in assoluta contraddizione con il tempo stiamo da giorni parlando di estate, no? Perché di fatto è così, lei dà consigli su come rapportarsi alla natura in periodo estivo e di vacanze, per giunta dunque più proiettati di noi non c'è nessuno. Oggi dobbiamo parlare di che cosa ci si da che cosa ci si deve difendere quando si va in vacanza in campagna, oppure proseguiamo ancora con il mare, con quegli animali che pungono, quelli che uno deve stare attento a camminare lentamente nell'acqua, quella cosa che diceva ieri? Sì, vorrei finire il mare. Finiamo il mare, va bene. Per poi parlare della montagna, perché anche la montagna ha bisogno di attenzione. Certo. Comunque dottore, noi andiamo avanti del mare, ma questo non significa che io non ami la montagna? Vabbè. Ed è amata da tanti, perché anche essa ha le sue caratteristiche. Ma finiamo il mare, poi parleremo della montagna. Domani la montagna, oggi finiamo il mare. Ha detto benissimo lei, bisogna stare attenti a camminare. Mi spiego cosa voglio dire. Personalmente mi sono punto perché mi sono distratto e ho calpestato un'ape che era già morta, affogata nell'acqua. Ma tutti lei li trova questi? Che animali trova, dottore? Dove va? L'ape morta, affogata. È un animale interessantissimo. Va bene, va bene. Quindi voglio dire che spesso ci si punge per distrazione. Abbiamo spiegato il ragnolo, che è un pesce che ha una spina, un pungiglione sul dorso, che è proprio sul fondo della sabbia del mare, in acqua,
quindi è che certamente noi calpestiamo quando il mare è mosso, a lui si riduce la visibilità e non riesce a scappare dal nostro piede. Allora il consiglio che ho dato è di camminare lentamente, specialmente quando il mare è mosso. Per dare tempo al ragnolo di scappare. Il pungiglione del ragnolo è molto doloroso. Io sono stato punto 2-3 volte. Vabbè, dottore, lei è un incauto però, evidentemente. No, che significa? Vabbè. Potrei dire che io sono uno sfigato, per esempio. Sì, certo. È l'altra definizione che si sarebbe potuta dare. Siccome c'è il rimedio che il veleno è una proteina, il veleno del ragnolo è una proteina, il veleno delle api è una proteina, il veleno della vespa è una proteina, il veleno dello scorpione che esiste da noi, non è, pensate che non esiste, è nero, certo, non è come quello messicano che uccide, però è molto doloroso. Io l'ho provato all'età di 5 anni, nel 50. Quando gli scorpioni, sì che erano gli scorpioni, Vi racconto così capite quanto è importante sapere le consuetudini, il modo di muoversi. Ho sempre davanti agli occhi la serenità di mia nonna, che non si scompose per niente. E che fece? E mi tranquillizzò con le parole, mi portò in cucina, in casa, tagliò una fetta di pane, la mise a biscottare sul camino. E quando era bollente me la mise sulla coscia dove ero stato punto. Ecco, quindi torniamo al discorso, dottore, dottore, ascolti, torniamo al discorso che stavamo facendo ieri. Allora, diciamo bene quali sono gli interventi immediati da fare, quali sono i rimedi da mettere subito in atto in caso di puntura, davvero, perché io scherzo su questo argomento perché è piuttosto divertente. Sono due le azioni e sono semplici. Consiglio di non usare l'ammoniaca col rischio di ustioni epidermiche. Sì. E poi non toglie il dolore. Quindi uno è succhiare la parte, rimuovere il pungiglione, succhiare la parte per rimuovere il veleno. Sì. L'altra azione importante è il calore. Per il calore è importante che il calore sia secco, non sia umido. Perché sennò provocherebbe anche ustione. Ah sì, certo. Allora, una fetta biscottata, pancarrea mussolito, caldo, applicato sulla parte, l'abbiamo già detto, contare 1, 2, 3, 4, togliere, aspettare 2 secondi, 3, rifare l'operazione 3 volte. Oppure, se non disponiamo di questa fetta biscottata, bollente, facciamo bollire l'acqua, proteggiamo la mano, imbeviamo dell'ovatta nell'acqua, strizziamo forte l'ovatta, rimuoviamo tutta l'acqua dall'ovatta. Cosa accade? Che l'ovatta rimane calda, bollente, ma non è umida più. Applichiamo sulla parte, 1, 2, 3, 4, rimuoviamo per 3 secondi, rifacciamo l'operazione 3 volte e il dolore è scomparso. Va bene. Dottore? Dottore? Dica, ecco. Ci sono le meduse in mare. Ma dottore, guarda. Però tranquillizzo. Dobbiamo rimanere a casa, mi dia ascolto, non ci muoviamo quest'anno perché è una tragedia. Ma perché volete rimanere a casa? Vabbè, senta dottore, domani parliamo un po' della campagna e un po' delle meduse. Adesso mi tiene compagnia, andiamo avanti con il quotidiano Il Tempo? D'accordo, è un piacere. Grazie. Allora, anche Il Tempo d'Abruzzo con il suo inserto, Il Tempo, come sapete, l'inserto dedicato ad Abruzzo e Molise, dedica
in questo caso l'apertura alla notizia della donna di Goriano, ospite di una casa residenziale, di una casa di riposo, precipitata con l'ascensore, incidente nella residenza Santa Gemma. La magistratura apre un'inchiesta, precipita l'ascensore, muore un'anziana, ferita una dipendente della casa di riposo. L'impianto era stato controllato 3 giorni fa, dicevo prima che è l'incubo che si concretizza. Foto sparite di Parolisi, anche qui pronto un esposto. Le foto sono quelle dei trans, come abbiamo visto prima su un altro quotidiano. A Pescara allarme antrace nella sede di Equitalia, abbiamo visto che anche questa volta era un falso allarme, e ad Ortona anche questo l'abbiamo già sentito, scoperto un giro di squille transessuali. Vediamo che cos'altro ci dice il tempo. Ci dice che all'Aquila Cialente chiede il sindaco, il neo rieletto sindaco chiede al ministro Barca uno stop subito al commissario, oppure mi dimetto. Vedete il titolo del tempo, proprio più forte rispetto a quelli che abbiamo incontrato su Centro e Messaggero sin qui. Per il commercio la regione mette un freno alle aperture domenicali, anche questo l'abbiamo visto. Ma c'è un articolo di Stefano Buda, troppe leggi in freezer da anni. Anche questo argomento abbiamo visto, ma il quotidiano Il Tempo gli dedica una lunga riflessione proprio in prima pagina e dice: dopo le elezioni amministrative il Partito Democratico affonda il coltello nelle ferite del centrodestra abruzzese. Camillo D'Alessandro e Claudio Ruffini, capogruppo e consigliere regionale del partito, presentano i numeri dell'immobilismo, ovvero la certificazione del governo che non c'è. Una lista dettagliata contenente 8 leggi presentate e mai approvate dal Consiglio regionale, 7 leggi approvate e mai attuate, altrettanto riforme annunciate e mai presentate. Se sceglierete di leggere qui questa notizia, la troverete anche, come dire, commentata e forse, dico forse, più comprensibile. Passiamo rapidamente allo sport, dottore, va bene? Le piace il Pescara, dottor De Santis, lo segue? No. Sì, sì, lo seguo. Lo sa che è andato in A? Ho una simpatia, così vuoi dire, cerebrale per Zeman, ad esempio, perché parla poco, siamo tutti fatti. È chiaro, eccolo qua. Allora, le piacerà che anche oggi i titoli sono quasi tutti dedicati a Zeman. Il Messaggero: Zeman si toglie dal mercato, sta già lavorando per la Serie A. Avete visto, ricorderete che c'era il richiamo in prima. Eventuali partenze alla società, ho detto cosa serve per il progetto. Non potremo fare spese folli, ma i giocatori bravi sono tanti. I complimenti di Moggi, non rovinatevi la giornata, risponde Zeman. Troviamo anche il Teramo, Teramo Salernitana, primo passo verso lo scudetto, la squadra di Cappellacci e Umbertide debutta nella Final Four. Tra i due club c'è vecchia rivalità, ci ricorda Gustavo Bruno. In attacco non c'è il bomber Masini, messo fuori causa da una tonsillite. E sempre per il Messaggero, calcio di prima divisione, la promozione. Noi ci crediamo, Maio spinge la Virtus Lanciano verso il salto in Serie B, mentre per il Giulianova, siamo in seconda divisione, c'è il progetto per il Fadini, sapete che è il grave, quello dello stadio, il grave problema del calcio giuliese. Sarà presentato martedì alla Lega il restyling dello stadio. Vediamo ancora qualche notizia di sport e andiamo in conclusione per passare alla seconda parte con un ospite particolarmente gradito e significativo questa mattina. Allora, Pescara Calcio per il centro, dottore, guardi qua, Zeman all'attacco anche in Serie A, il tecnico: non chiedo colpi da 10 milioni ma gente motivata. La società si è già mossa, dice, ora si deve stringere il mio contratto annuale, ma c'è tempo.
premio solo per l'UEFA. Moggi, ancora, non voglio rovinarmi la giornata, Galeone non l'ho visto, ha fatto grandi cose, questa è un'altra pagina. Ecco i primi arrivi, intanto Bacal e Chiaretti, trattative avanzate per il centrocampista e per la punta del Taranto, il centrocampista dei Fenerbahçe. Il DS dell'Icari ha già avviato gli accordi, l'olandese svincolato, per l'attaccante la firma solo a fine playoff. E in città, intanto, questo è un cosiddetto pezzo di colore che serve però, in realtà serve a rendere, come tutti i pezzi di colore, serve a rendere l'idea del clima che si va creando a Pescara. Esplode la Pescara mania, lo store assaltato dai tifosi in cerca di magliette e gadget del delfino. Siamo alla Lega Pro, l'ex Castori, vedo il Lanciano in finale, la Virtus domani parte per Siracusa, Chieti, biglietti in vendita per la sfida con l'Aprilia, e ancora il Teramo ora vuole lo scudetto, calcio di Serie D, i biancorossi oggi in semifinale contro il Salerno. Signori, abbiamo davvero concluso. Allora, dottor De Santis, noi, lei e io ci sentiamo domani. Le raccomando però di rimanere con noi se proprio non ha da fare, se proprio non deve andare fuori, così come raccomando i nostri telespettatori, perché adesso, dopo la pubblicità, riparte la sigla e continuiamo, come ogni martedì e giovedì, con la seconda parte del programma, così come è costume di Presto Presto. E stamattina mi piace di anticiparvi che l'ospite con cui ci intratterremo tra poco è il preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'Università degli Studi di Teramo, il professor Luciano D'Amico. È contento, dottor De Santis? Sì, sono contento. Saluto il preside. Conosco la Facoltà di Scienze delle Comunicazioni, l'ho frequentata per alcuni corsi. Ecco, io le avrei detto, lei che cosa pensa? Facciamo una cosa, prima che finisca la trasmissione, prima che ce ne andiamo in vacanza, parliamo anche di questo con lei un giorno, di come la comunicazione fa bene alla salute, va bene? Sì, è importantissimo, è sociale. Va bene. Allora, dottore, grazie, arrivederci, buona giornata, a domani. E grazie a tutti voi, pubblicità, sigla, ci ritroviamo tra poco. Se invece non vi fermerete per la seconda parte del programma, l'appuntamento passa allora domani mattina alle 7 con Presto Presto, la rassegna stampa. Grazie, buona giornata a tutti, seconda parte di Presto Presto.